Buon pomeriggio. In questo periodo Larino è diventato il centro dell'attenzione di migliaia di persone che sono accorse per l'edizione 2020 del Carnevale, una manifestazione che rientra nei carnevali storici d'Italia per scelta del Ministero della Cultura. Vediamo. Le sfilate dei giganti di cartapesta nel fine settimana di Larino sono state molto apprezzate, visto che le strade della cittadina frentana sono state affollate da migliaia di persone. I carri, sempre più imponenti e ben costruiti, hanno interessato molto coloro che sono arrivati a Larino, ritrovandosi ad ammirare anche i tanti bambini che con balli e azioni teatrali hanno svolto il ruolo di raccordo con le tematiche espresse dai costruttori e che sono state tutte di grande impegno sociale, toccando l'ambiente, la cultura, il bullismo, la pedofilia, lo sfruttamento degli animali. Del tutto ne parliamo con il sindaco Giuseppe Puchetti. Stiamo apprezzando insomma, il valore di questo carnevale. Questo carnevale è arrivato alla 45esima edizione, però negli ultimi anni, grazie al suo riconoscimento come carnevale storico a livello nazionale, sta diciamo, crescendo tantissimo. Il valore artistico dei carri allegorici è cresciuto tantissimo. Quindi devo ringraziare soprattutto i ragazzi, i gruppi costruttori e l'associazione Larinella che collabora sinergicamente con l'amministrazione comunale. Io devo ringraziare tutta la mia comunità perché i carri sono tantissimi, ci sono quelli di prima categoria, quelli di seconda categoria, quindi coinvolge tutta la città di Larino e questo ci fa enormemente piacere. E come viene gestito il carnevale è un esempio di unione di una comunità e mi auguro anche per altre iniziative ci possa essere questa unione di comunità, perché in questo modo Larino riesce a dare il meglio e riesce diciamo, ad essere veramente a portare avanti degli eventi di notevole caratura. La sfilata di Carnevale a Montefalcone nel Sannio è stata l'occasione di divertimento, ma anche di riflessione sui temi della migrazione e dell'integrazione. Dottore Zampino, dunque lei è sempre stato l'autore di questo carnevale, adesso la vedo nelle vesti di volontario dell'Avis, come mai? Ogni tanto bisogna cambiare ruolo. Diciamolo che lei è stato l'ideatore di questo carnevale. Sì, 20 anni fa. 20 anni fa in associazione con altre realtà associative del posto e abbiamo organizzato questo carnevale perché c'era tanta voglia e tanto entusiasmo in giro e quindi bisognava solo esprimerlo. Però oggi le manca lo strumento. Beh, oggi abbiamo preso un tema un po' più serio. I carri sono diversi, hanno diversi temi.
però quello che abbiamo preso noi è quello dell'immigrante, del migrante, e pertanto insomma è un po' più serio, anche se c'è un pizzico di, va preso sempre con un po' di discrezione e sensibilità naturalmente, ma con un pizzico di ironia. Gigino D'Angelo, ex sindaco di questa splendida cittadina, attualmente vice sindaco, dico, in queste condizioni è proprio difficile riconoscerti. Allora, questo carro che cosa vuol significare? Insomma, vuol significare il tema più attuale di questo, non c'è. L'immigrazione è un tema molto sentito e vuole rappresentare l'integrazione dei popoli. Quindi diciamo che politicamente siete un po' contro Salvini. No, non siamo contro Salvini, siamo per l'integrazione. La riuscita di questa manifestazione è grazie a voi della Prologo, che vi siete attivati affinché questa manifestazione tornasse a splendere come in passato, perché ci sono stati gli anni, alcuni anni trascorsi, dove in effetti si è fermato questo carnevale importante che richiama tanta gente dai paesi vicini, ma che ha anche una valenza nazionale. Sì, assolutamente sì, è una tradizione autentica, spettacolare, che richiama anche la collaborazione di molte persone. In particolare quest'anno con la Prologo abbiamo voluto richiamare questa tradizione affinché i giovani, soprattutto del paese, potessero cominciare anche ad accingersi all'aumento della cultura, perché tradizione è sicuramente cultura, e quindi noi siamo soddisfatti particolarmente per questa riuscita e soprattutto per la numerosa partecipazione di gente proveniente da paesi limitrofi, anche fuori regione, e quindi con grande orgoglio possiamo dire di essere riusciti nell'intento. E alla scuola di polizia di Campobasso giungeranno da Piacenza 190 allievi agenti, saranno visitati e monitorati nella sede di Via Tiberio, se ne è parlato all'incontro che si è svolto proprio alla prefettura del capoluogo. Intanto per i cittadini attivati nuovi numeri, vediamo. Massima cooperazione tra le istituzioni del territorio per fronteggiare l'emergenza coronavirus. È stato ribadito soprattutto questo nell'ultimo vertice che si è tenuto alla prefettura di Campobasso. Attenzione rivolta anche all'arrivo scaglionato di 190 allievi agenti da Piacenza. Saranno ospitati nella scuola di polizia del capoluogo, dove saranno visitati e monitorati. Ci siamo confrontati a livello operativo per individuare un'organizzazione comune nell'eventualità la nostra regione, cosa che ovviamente speriamo non succeda, possa essere anche colpita da questa epidemia. È stata quindi l'opportunità per confrontarci in ordine a quella che è la nostra organizzazione istituzionale, sia come prefettura che come forze dell'ordine, che come regione e come organismi sanitari ovviamente. Attivati inoltre due numeri verdi a cui i cittadini potranno rivolgersi per chiarimenti ed informazioni: 0874 40 9000 0874 31 3000. Approfitto ovviamente della vostra disponibilità per fare arrivare un messaggio che facciamo insieme al Presidente della Regione, ai cittadini molisani, cioè di non intasare il pronto soccorso come sta attualmente avvenendo, di evitare ovviamente di contattare per semplici informazioni il 118, piuttosto utilizzare il numero verde. Ricordare a tutti che è anche disponibile il numero 1500, cioè 1500 del Ministero della Salute, a cui è possibile anche rivolgersi per avere dei chiarimenti.
qualora si sospettasse ovviamente una sintomatologia che può essere riconducibile a questa patologia attualmente in atto, è preferibile contattare il medico di famiglia, contattare telefonicamente il medico di famiglia e aspettare ovviamente dal medico i consigli utili per insomma, continuare a sperare che non succeda ovviamente nulla. Il Carnevale di Larino è stato accolto con grande entusiasmo da un pubblico che ha partecipato numeroso. I costruttori dei giganti di cartapesta hanno espresso tutta la loro soddisfazione per un'iniziativa sempre più significativa in regione e nel paese. Ma andiamola a vedere. Bilancio più che positivo per i primi due giorni della sfilata dei carri del Carnevale di Larino, uno dei 27 carnevali storici d'Italia, come stabilito dal Ministero della Cultura. Un risultato che si misura sulla bontà delle realizzazioni, sulle scene teatrali che si sono rappresentate e soprattutto sul numero dei visitatori che hanno affollato le strade della cittadina frentana. Grande la soddisfazione dei costruttori dei giganti di cartapesta, che sono così stimolati a continuare la tradizione di impegnarsi già per la realizzazione del prossimo carnevale, quello del 2021, che segnerà la 46esima edizione. Noi quest'anno abbiamo scelto come tema per il nostro carro allegorico la pedofilia, l'abuso sui minori. È una denuncia contro gli abusi sui bambini. Vogliamo denunciare apposta questo per che non accadano più. Nicola, quanto tempo ci è voluto per fare questo carro? Allora, noi ci abbiamo messo circa 4-5 mesi. Abbiamo cominciato verso la fine di settembre fino ai giorni prima di Carnevale. Si fanno sempre delle riunioni post Carnevale, quindi noi ora finiamo e i mesi dopo subito ci rimettiamo all'opera. Quindi magari ci sono pure 2-3 idee e poi si sceglie tutti insieme quella che uno ritiene più giusta. Quest'anno abbiamo deciso di parlare di un tema abbastanza toccante e quindi siamo stati tutti d'accordo subito. Noi abbiamo scelto come tema la cultura, una cultura che schiaccia l'ignoranza, visto che in questi periodi l'ignoranza domina. Quindi noi abbiamo scelto appunto di fare questo carro e invogliare la gente a studiare e a culturarsi, perché la cultura non viene da un libro, ma la cultura si impara vivendo. Nessun contagio da coronavirus nel Molise, alcune persone in sorveglianza fiduciaria, ma tutto sotto controllo, nonostante le centinaia di persone che sono ritornate a casa dalle regioni dove sono i focolai. Ebbene, le regioni dove ci sono i focolai sono la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e l'Emilia-Romagna. Ma vediamo questo servizio. Tutto sotto controllo in Molise per quanto riguarda il coronavirus. Il sistema sanitario ha funzionato e sta funzionando egregiamente, per merito soprattutto dei tanti operatori medici e paramedici, compreso i medici di famiglia, che raccolgono le molte segnalazioni di quanti ritornano in Molise dalle regioni italiane dove sono presenti le zone rosse dei focolai, in pratica dalla Lombardia, dal Veneto e dagli altri territori del nord Italia. Sono persone che in qualche maniera provengono da regioni che hanno avuto casi di coronavirus, che si sono segnalate, autosegnalate e che abbiamo messo in sorveglianza attiva domiciliare, ma che ad oggi non si sono ammalate e che ci auguriamo che non si ammalino. Farò una nuova ordinanza non appena verrà validata a livello della conferenza dei presidenti quella tipo che abbiamo concordato col governo. Però vi anticipo che la nuova ordinanza in realtà non è diversa dall'ordinanza che ho fatto io. È più specifica, cioè dà maggiori indicazioni su chi contattare e sulla profilassi da seguire nel caso in cui si sia sotto osservazione. Qualche polemica, ma rientrata, per l'arrivo di 190 allievi della scuola di polizia che provengono da Piacenza, una città non inserita in zona rossa, e tutti controllati e attualmente in osservazione,
come in sorveglianza, risultano in questo momento altre 55 persone tra quelle rientrate nei nostri territori. Ci siamo chiariti non solo col Ministro dell'Interno, in realtà devo dire che la collaborazione che abbiamo instaurato con il Questore, con i medici della Polizia è stata talmente pregnante, talmente stretta, talmente collaborativa che abbiamo superato molto bene anche questo piccolo difetto di informativa. Una situazione, quella attuale, che procura sicuramente un danno per le mobilità turistiche e le condizioni economiche che colpiscono anche la nostra regione, che però non infige i vari incontri istituzionali, che sono alcuni rinviati ed altri svolti attraverso le videoconferenze. Abbiamo chiesto che il governo cominci a preoccuparsi degli interventi di natura economica, perché i danni sono enormi, ingenti. Abbiamo danni al turismo, abbiamo danni all'economia italiana, abbiamo danni ai rapporti con gli altri paesi, ma i danni economici veramente sono ingenti. Stiamo per ora sollecitando il governo a trovare fondi, prima di tutto per le regioni che hanno subito più direttamente il problema, ma anche per noi molisani. Perché? Perché la limitazione degli spostamenti danneggia gravemente il nostro turismo. Intanto, dai vertici della sanità molisana si sottolinea che la sospensione dei ricoveri presso la struttura ospedaliera del Cardarelli di Campobasso, considerata come punto centrale per ogni percorso riguardante il coronavirus, è attuata soprattutto a causa della coda influenzale e non per le cause ricadenti nelle problematiche attuali della virulenza in atto. Naturalmente i vertici chiedono la massima attenzione per non rendere ogni servizio inutile e dannoso, non recarsi assolutamente al pronto soccorso, ma chiamare il 118 o il 1500 oppure i numeri dedicati di supporto, lo 0874 31 30 00 e lo 0874 40 90 00. Questa mattina a Disegna il sottosegretario alle infrastrutture del Partito Democratico, Salvatore Margiotta, ha intervenuto sui temi della mobilità locale. Vediamo cosa ha detto. Il lavoro che sta compiendo ANAS, in raccordo almeno fino a qualche mese fa con la Regione Molise, ANAS ha scritto chiedendo alla Regione di sottoscrivere la convenzione che metta a disposizione qualche milione di euro per la progettazione. Per la verità negli ultimi mesi non c'è stato riscontro da parte della Regione a questa nota. Ho sentito proprio questa mattina, prima di venire qui, i vertici di ANAS e naturalmente il mio impegno è, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, convocare un incontro tra ANAS, Regione e Ministero per riprendere l'iter di questo progetto, che è la soluzione giusta dal mio punto di vista e anche dal punto di vista di chi ci sta lavorando, per risolvere un tema annoso che riguarda la vostra regione, Isernia in particolare. Cioè, i lavori di elettrificazione sono in corso, c'è un progetto di 155 milioni di cui 80 finanziati per l'elettrificazione, determineranno una serie di grandi miglioramenti per la rete e dunque c'è soltanto da far sì che tali lavori vadano velocemente avanti. L'autostrada esiste un tronco autostradale di 50 km, ovviamente un piccolo tratto che è quella adriatica. Noi pensiamo che la via più utile, più opportuna e anche più concretamente realizzabile, esattamente quella a cui facevo riferimento prima, è utilizzare la variante di Venafro per connettersi all'autostrada principale e poi arrivare a Roma. C'è stato il presidio dei cittadini alla stazione ferroviaria di Boiano per protestare contro una lunga serie di disfunzioni, compreso quella del sottopasso che non permette l'accesso alle persone con disabilità. Ma vediamo. La stazione ferroviaria di Boiano, nonostante il restyling, è da tempo entrata nel novero delle critiche dei cittadini e degli utenti del servizio a causa di numerose disfunzioni, come quella del sottopasso tra il primo e il secondo binario, che non permette di essere usato dalle persone con disabilità.
A tal riguardo, molte persone hanno voluto protestare, partecipando ad un sit-in proprio nei pressi della stazione. Beh, da un po' di tempo abbiamo un'interlocuzione con FS, soprattutto con il responsabile della comunicazione, il dottor Angelini. Stiamo chiedendo con forza che questa stazione sia a dimensione e che si abbattano le barriere architettoniche. Ci sono delle discrasie rispetto alla funzionalità vera della stazione, tipo l'ascensore che purtroppo non c'è, la possibilità di... chiediamo la possibilità, appunto, per evitare che insomma ci sia una lungaggine, che il treno venga posto al primo binario. Ci sono delle panchine che sono assenti, ci sono delle pensiline che avrebbero necessità di essere posti a dimora. L'ingresso della stazione stessa ha delle difficoltà per poter far entrare ragazzi che abbiano una mobilità un po' meno garantita. C'è stato un rinnovo della stazione e di conseguenza sono state fatte delle modifiche e via dicendo. La conclusione è che oggi come oggi treni per Roma, Campobasso che vanno al secondo binario praticamente non possiamo avere accesso. Perché? Perché non ci sono gli ascensori. Sarà gli ascensori, se va in opera tutto come sarà, ci vorrà un anno, due anni, ma noi non possiamo aspettare per avere accesso al secondo binario. Poi ci sono i bagni che predisposti per i diversamente abili, ma sono chiusi. C'è un ingresso che hanno messo una struttura che rende difficoltoso anche l'accesso alla stazione. Cioè, mi sembra una cosa un pochetto assurda fare le cose così. Inizialmente la prima settimana c'era un servizio di alcuni dipendenti del treno che aiutavano le persone anziane a passare e andare dall'altra parte con le valigie e via dicendo. Dopo una settimana sono andati via e oggi attualmente vieni qua e non c'è nessuno. Di conseguenza non mi sembra una cosa normale e giusta. Ridurre i costi agli automobilisti è stato questo l'intento del nuovo decreto RC Auto in vigore da soli pochi giorni. In Italia le novità si vengono spiegate dall'assicuratore Michele Mariani. Vediamo. Novità nel mondo assicurativo per quanto riguarda i mezzi a 2, 4 e più ruote. C'è una buona notizia, mi sembra. Allora, questa volta con la legge di bilancio del 2020 è stato introdotto questo decreto che riguarda il cosiddetto RC Auto, bonus malus familiare, che è entrato in vigore dal 16 di febbraio e che nell'intenzione del legislatore era quello di cercare di calmerare l'aumento delle tariffe e di ridurre ancora ulteriormente i costi. Che cosa consiste questo decreto? Sostanzialmente è stato allargato quello che era il decreto Bersani, cioè prima dell'introduzione di questo nuovo decreto, sostanzialmente chi comprava una nuova autovettura aveva diritto ad acquisire la classe più favorevole all'interno del nucleo familiare. Questo si poteva fare soltanto tra veicoli dello stesso settore, quindi autovettura con autovettura, ciclomotore e ciclomotore, motociclo e motociclo, solo per le persone fisiche. Oggi invece che cosa è successo? Che questo è stato allargato, quindi non c'è più il vincolo di avere la stessa classe per lo stesso settore, ma si possono mettere insieme anche settori diversi, quindi una famiglia che ha un'autovettura in prima classe acquista il ciclomotore per il figlio, questo ciclomotore va in prima classe come l'autovettura. Questo è solo una parte del decreto, l'altra parte invece riguarda le polizze che sono in scadenza, quindi al rinnovo, se una famiglia ha due autovetture, una in prima classe e una in terza classe, l'autovettura che è in terza classe al momento del rinnovo può essere spostata in prima classe. Questo se nel corso dell'anno non c'è stata una denuncia di sinistro? Questo se l'auto non ha l'attestato pulito, come lo diciamo noi in gergo, quindi ha tutti gli anni assicurati senza aver fatto sinistri sostanzialmente. Ma nel nostro territorio mediamente i prezzi come sono? Si lamentano i clienti?
Allora, diciamo che lamentarsi fa parte un po' dell'animo umano. Sostanzialmente in Molise, in provincia di Isernia, le tariffe sono le più basse d'Italia, mediamente. Quindi diciamo che non c'è questo, anche gli aumenti o le diminuzioni che di solito fanno clamore a livello nazionale, per noi si tratta di percentuali veramente minime, quindi il premio non è molto, molto alto. Poi è ovvio che purtroppo l'RC auto viene vissuta sempre come una tassa, quindi qualsiasi prezzo è alto, non c'è un riferimento di basso o alto. Spese onerose per il trasporto pubblico locale, urge affidare il servizio al gestore unico e rivedere i conti. Sulla questione è intervenuto il Movimento 5 Stelle. Il trasporto pubblico locale rappresenta il secondo capitolo di spesa per la Regione Molise. Dal 2004 però il comparto è immobile. Urge la gara per l'affidamento del servizio al gestore unico e vanno sostituiti i mezzi operanti ormai obsoleti e non a norma. A soffermarsi sulla questione il Movimento 5 Stelle, gli inquilini pentastellati di Palazzo Daimmo sollecitano il ritiro delle deleghe all'assessore regionale Vincenzo Niro, ritenendolo nocivo per l'intero comparto, e chiedono un consiglio monotematico per ricevere chiarimenti e definire azioni concrete. L'unica riflessione che possiamo fare è che Vincenzo Niro ha fallito e che avevamo ragione su tutta la linea, ovvero lotto unico e procedura di gara aperta di rilevanza internazionale. Questo è l'unico modo per uscire dal pantano in cui il Molise si è andato a cacciare in materia di trasporto pubblico locale. I cittadini sono esausti, i lavoratori sono esausti e noi abbiamo chiesto oggi un monotematico sul trasporto pubblico locale e al primo punto ci sarà la richiesta di revoca delle deleghe all'assessore Vincenzo Niro, perché non ne possiamo più. Nella conferenza tenuta oggi a Campobasso, ampio spazio è stato riservato all'impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri della legge regionale in materia, licenziata dal Consiglio a dicembre scorso. Il Consiglio dei Ministri ha confermato la bontà dell'impianto normativo, ovvero ha confermato appunto la bontà del lotto unico, della procedura di gara aperta, perché le osservazioni non hanno riguardato questi aspetti, che poi sono gli aspetti principali della legge approvata dal Consiglio regionale. Ha invece osservato una parte residuale, quella che riguardava le tutele dei lavoratori, dicendo pressoché che non bisogna inserire in una legge regionale una norma che riguarda la natura privatistica tra le parti, ovvero ha detto per quanto riguarda gli aspetti di tutela e garanzia dei lavoratori questo deve essere disciplinato nel contratto tra le due parti e non in una legge regionale. Quindi di fatto è stata confermata quella che era la nostra linea di cambiamento. La riforma del settore non può prescindere dal lotto unico e da un bando di gara a procedura aperta, perché questo è l'unico elemento per rendere appetibile la gara anche agli operatori internazionali. E da Campobasso ci spostiamo a Termoli, consiglio comunale incandescente, dove la discussione sul raddoppio ferroviario ha portato l'intero gruppo di minoranza ad abbandonare la seduta. Sulla questione del raddoppio ferroviario Termoli-Lesina, l'assise del Comune Adriatico si scalda e dopo la scelta della maggioranza di non discutere affatto il punto all'ordine del giorno, la minoranza in blocco abbandona la seduta. Pomo della discordia, la mozione d'ordine di natura pregiudiziale proposta dal consigliere Vincenzo Sabella, dietro la quale si cela la motivazione secondo cui l'argomento in oggetto è stato già ampiamente trattato durante il Consiglio dello scorso 30 dicembre, così come nelle commissioni. Nessuna pregiudiziale, questo è un argomento che si è discusso a dicembre, guarda caso il PD probabilmente era impegnato ad altro o a fare altro, non è venuto in consiglio e se è vero che è un argomento che a loro stava tanto a cuore potevano venire in consiglio. In quel consiglio abbiamo già definito in maniera chiara e in maniera sicura che la stazione di Termoli rimane dov'è. Verrà spostato, chiediamo lo spostamento della parte commerciale, l'opposizione, quindi la parte del PD si continua ancora a sostenere un progetto fantasioso che Sbrocca racconta di aver preso degli accordi che non vi è traccia su un interramento della stazione ferroviaria. Noi non rincorriamo le fantasie, cercheremo di arrivare a definire questo accordo tale per cui presto dovremmo vedere la nostra città e la nostra stazione riqualificate e quindi di fare un progetto di riqualificazione serio.
Non sembrano aver sortito effetto le vive proteste dell'opposizione, che invece puntavano sulla discussione dell'ordine del giorno, poiché di grande interesse per la collettività. Quindi l'estrema ratio è stata quella di abbandonare l'aula in forma di protesta. Abbiamo abbandonato l'aula in segno di protesta perché riteniamo che quello che si è verificato oggi nella sala consiliare è purtroppo una triste pagina della politica termolese. Non ci è stato consentito di discutere una proposta di delibera che tratta un argomento di interesse per l'intera città, quello del raddoppio ferroviario, nonostante la nostra richiesta fosse stata protocollata ben 2 mesi fa, il 10 dicembre. È stato convocato dopo 2 mesi e dopo essere stato convocato con una semplice pregiudiziale non ci hanno consentito di trattare in aula una tematica importantissima. Questo non si può accettare. Oggi è un giorno triste per la democrazia e per il nostro Paese. Noi riteniamo che la pregiudiziale ci abbia imbavagliato e questo noi non lo possiamo consentire. Non ci fermiamo, andremo avanti, continueremo la nostra battaglia e vi anticipo che domani mattina all'alba partiremo con i nostri portavoce regionali e nazionali perché abbiamo un appuntamento con i vertici aziendali delle ferrovie per cercare di conoscere dalla fonte quelle che sono le soluzioni possibili. Non molliamo, andiamo avanti, ma questo è un atto grave, riteniamo che sia un atto molto grave, che tra l'altro l'amministrazione e la maggioranza sta portando avanti da tempo. Non è la prima volta che cerca di imbavagliarci con delle pregiudiziali, come non è la prima volta che pongono dei veti alle nostre mozioni e ritenendole superate, quando in realtà non è così. E restiamo a Isernia, adottate alcune misure di prevenzione da coronavirus al Tribunale della cittadina Pentra, vista la frequentazione di tante persone provenienti anche da altre regioni, provvedimenti necessari per la tranquillità di tutti. Un tribunale è sicuramente molto frequentato e non soltanto dalle persone del luogo. Per questo al Tribunale di Isernia si è deciso di adottare alcune misure per prevenire gli eventuali casi di positività al coronavirus Covid-19. Provvedimenti necessari e assolutamente non eccessivi, ma utili per rasserenare gli operatori della giustizia e tutti coloro che sono costretti a recarsi nelle aule giudiziarie e nei vari uffici. Ne parliamo con il presidente del Tribunale di Isernia, il dottor Vincenzo Di Giacomo. È utile e necessaria una prevenzione per ad evitare appunto che di esporsi a questo fattore di rischio. E quindi proprio per questo motivo ieri abbiamo adottato delle misure che sono quelle relative al fatto che qualora in tribunale, ricordo che gli uffici giudiziari sono i più esposti agli accessi di persone che vengono dall'esterno della regione, perché ci sono imputati, indagati, testimoni, polizia giudiziaria, periti, consulenti tecnici, parenti, detenuti, polizia penitenziaria e quant'altro che vengono in questi uffici per i processi, spesso anche da fuori regione. Ed allora per questi soggetti provenienti dalle regioni dove si è verificato almeno un caso di coronavirus, oppure anche per i soggetti residenti o dimoranti qui da noi, che però negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato o transitato in queste regioni, è stato previsto che con un termometro ad infrarossi che misura la temperatura in 2-3 secondi a distanza, queste persone vengano sottoposte a questo tipo di accertamento. Qualora si riscontri una temperatura dai 37 gradi in su, non accederanno al Palazzo di Giustizia, chiaramente a tutela di tutti coloro che lo frequentano, e in questo caso quel processo in cui queste persone sono coinvolte verrà rinviato. Queste sono le misure che al momento abbiamo adottato. Se la situazione dovesse cambiare, dovesse aggravarsi, naturalmente moduleremo le misure alle nuove sopravvenute esigenze. Speriamo che non ci sia nessun tipo di aggravamento. Insomma, stiamo affrontando la situazione con equilibrio. Continua lo scontro a distanza tra centrodestra e minoranza al Comune di Termoli sulla questione del raddoppio ferroviario. L'opposizione abbandona la seduta in segno di protesta, ma la maggioranza non ci sta.
Il raddoppio ferroviario della stazione di Termoli ha mandato in tilt il Consiglio Comunale dello scorso 27 febbraio. Un'accesa discussione tra i gruppi politici infatti ha portato la minoranza ad abbandonare l'aula in segno di protesta. La motivazione risiede nella mancata discussione dell'argomento in questione, fortemente desiderata dall'opposizione ma stroncata dal gruppo di maggioranza, perché il tema era stato già affrontato durante il Consiglio del 30 dicembre. Le motivazioni erano chiare, la pregiudiziale è stata approvata perché sia un argomento, ed è citato nel regolamento, che è già stato trattato, non può essere riportato in discussione in Consiglio Comunale, se non prima degli interventi, prima delle dichiarazioni di voto, ma immediatamente dopo, assolutamente no. Quindi il regolamento dà ragione a questa maggioranza, dà ragione a questa amministrazione, non si comprende il significato del comportamento della minoranza e, torno a ripetere, in particolare del gruppo del PD. Secondo il centrodestra non era possibile ritornare a parlare della questione del raddoppio ferroviario, da un lato perché il regolamento consiliare non consentirebbe di affrontare una discussione già intrapresa, dall'altro perché il consiglio del 27 di febbraio era già ricco di argomenti importanti per la collettività. Nel Consiglio Comunale non c'era solo il punto relativo al raddoppio ferroviario, ma c'erano altre proposte e altri argomenti di assoluto interesse per la collettività, a partire da quello sciagurato project financing sull'appianamento del cimitero, e avremmo voluto sentire la voce sia del consigliere Sbrocca, che è già stato sentito, ma anche dei consiglieri del PD rispetto a tutte le presunte illegittimità contenute nel progetto di finanza. Avremmo voluto ascoltare sempre i consiglieri del PD rispetto al mercato rionale di via Monte Carlo, che aspetta da 5 anni di essere aperto, e per 5 anni il sindaco Sbrocca l'ha tenuto chiuso ancorché terminato, solo perché gli è venuto lo sfizio di modificare il progetto. Avremmo voluto sentire anche i consiglieri del PD rispetto alla mozione sulla viabilità di via Mascilongo, anche sulla mozione del Borgo Antico. Noi stiamo chiedendo di far entrare il nostro Borgo Antico nel circuito nazionale dei borghi più belli d'Italia. Sarebbe stato interessante avere un contributo da parte della minoranza. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.